Abbiamo visto ieri l'interpretazione della terza legge di Keplero e oggi rivediamo a richiesta l'esercizio con cui ieri abbiamo calcolato la massa della Terra. Oggi lo facciamo per il Sole. Quindi abbiamo sempre il Sole in posizione data, approssimiamo l'orbita della Terra a una circonferenza di dato raggio. R è il raggio dell'orbita della Terra, quindi 1,5 per 10 alla 11 metri, 150 milioni di chilometri. Il periodo orbitale, cioè il tempo necessario a fare un'intera circonferenza, è 365 giorni. Giorni si scrive D alla latina, DS, ok? Quindi prendo 365 per 24 per 3600. E ottengo circa 3,15 in 10 alla 7 secondi, la durata dell'anno in secondi, e poi ci serve G, 6,67, 10 alla meno 11 newton per metri alla seconda fratto chilogrammi al quadrato. Ok? Il calcolo della massa del Sole deriva sempre dalla confrontare la legge di gravitazione sulla universale con la legge che dà la forza centripeta. M grande è la ma ms per la massa del Sole, m piccolo è la massa della Terra. Quindi sulla Terra agisce la forza centripeta, massa della Terra, velocità della Terra al quadrato diviso raggio dell'orbita, accelerazione centripeta, che è uguale legge di gravitazione universale, G maiuscolo, massa della Terra per massa del Sole diviso raggio dell'orbita al quadrato. Le due masse della Terra, destra e sinistra, vanno via, principio di equivalenza. Qui posso moltiplicare per R a destra e a sinistra, quindi questo R si moltiplica con questo. Questo tra l'altro, fatemelo fare adesso, se prendo il quadrato di V, ho radice di G M su R, ho la dipendenza dalla distanza del Sole delle velocità medie orbitali dei vari pianeti. Okay? Questa è anche una relazione importante, tra l'altro. Quindi, man mano che mi allontano dal Sole, la velocità orbitale del pianeta decresce come l'inverso della radice quadrata della distanza. Questa è una relazione importante, tra poco vedremo il perché, probabilmente. Ma continuiamo di qua, quindi al posto di V, perché mi interessa usare il tempo, metto l'espressione della velocità del moto circolare, 2 pi greco R diviso il periodo T. Quindi qui ho 4 pi greco al quadrato R al quadrato diviso T alla seconda, a destra abbiamo G, massa del Sole, fratto R. Da qui è facile ricavarsi la massa del Sole, moltiplico per R e divido per G. La massa del Sole vale 4 pi greco alla seconda R alla terza diviso G e T alla seconda. Ok? Vabbè, spero di riuscire a tarsi in questo spazio. 4 pi greco quadro per 1,5 in 10 alla 11 alla terza. Ok? Diviso G, 6,67 per 10 alla meno 11 newton metri quadri chilogrammi alla seconda per T alla seconda 3,15 per 10 alla 7 secondi. Al solito, se riesco a usare la mia calcolatrice, sì. Cominciamo con i coefficienti. Quindi ho 4 per pi greco, ho pi greco alla seconda. Per 1,5 alla terza. Diviso 6,67.